Abbiamo il piacere di presentare alle nostre telespettatrici e telespettatori l'intervista con l'onorevole Renato Brunetta, presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera dei Deputati. Professor Brunetta non ha bisogno di presentazione, un lungo curriculum vitae, poi lei naturalmente quando va in televisione si fa conoscere in maniera chiara, forte e precisa. Potremmo dire che uno dei pochi politici che hanno The Voice, come Frank Sinatra. Si capisce quanto dice. Presidente, io partirei da questa vicenda americana. Donald Trump, molti ne parlano come se fosse il portiere di casa, credo che sia un approccio profondamente sbagliato perché l'America, come sanno tutti, c'è un mondo dietro ogni presidente, quindi le portiere nucleari, l'ambiente, l'estrazione del gas, la farmaceutica, le armi, il keynesismo militare che lui adesso vorrebbe trasferire nel Giappone di Abe perché la Abe Economics in questo momento è in difficoltà, come l'aveva detto anche Obama al popolo di Israele, agli europei, state attenti che il nuovo repubblicano vi farà pagare l'aria per vivere, volete la NATO, dovete pagarvela. Ma vede, intanto io sono abituato a rispettare la democrazia, il volere dei cittadini americani che si sono espressi con un loro particolare sistema elettorale di tipo maggioritario quasi al 100%, solo in pochi stati non c'è il maggioritario, ha vinto nettamente e adesso ha diritto di governare. Tra l'altro gli rimproverano di attuare quello che lui aveva promesso in campagna elettorale, mi sembra una contraddizione in termini, semmai dovrebbero rimproverarlo o qualcuno lo dovrebbe rimproverare se non mantenesse quello che ha prefigurato in campagna elettorale. Invece esattamente le cose che ha detto in campagna elettorale, una dopo l'altra, le sta realizzando tra l'altro con questi decreti presidenziali, chiamiamoli così, e ricordo a me stesso, ma è banale dirlo, che Trump può usare quei decreti su determinate materie semplicemente perché li aveva usati il suo predecessore prima e quindi lui con un decreto cancella un altro decreto. Dopodiché dovrà pur governare e per governare dovrà avere il voto del Congresso, il voto del Senato, il voto della Camera, dovrà fare le sue mediazioni, quindi dovrà vivere la vita democratica del suo paese secondo le regole del suo paese. Per il momento sta attuando la sua linea politica imponendo con i suoi presidential orders delle decisioni molto puntuali esattamente come aveva fatto il suo predecessore. Da quello che vedo, devo dire, con una certa qual anche dose di successo. Nel senso, doveva esserci il tracollo in economia, ma è andata così bene la borsa, l'economia americana. Quindi vuol dire che i gufi che tiravano la volata alla Clinton non solo hanno sbagliato, ma hanno inquinato la campagna elettorale. Lo dico per gli Stati Uniti, ma lo dico per l'Italia, lo dico per la Brexit, probabilmente lo si può dire per la Francia, della Le Pen. Per questa ragione dico vai avanti Trump, anche se non era il mio candidato, ma veramente non era la mia candidata neanche la Clinton. Ero molto, Sanders. Era molto deluso, neanche uno peggio dell'altro. Purtroppo ogni tanto la democrazia americana nei candidati produce cattivi candidati. Quasi sempre però il sistema poi alla fine seleziona bravi presidenti. Sembra una contraddizione in termini, ma è così. Lo si diceva anche di Reagan e ricordiamo tutti la rivoluzione reaganiana. Ecco. Per cui in politica estera non mi dispiace, o meglio, vedendo quello che ha fatto Obama, lui non può che non avere successo, perché almeno sta dando vitalità
E se devo fare alcune valutazioni di tipo puntuale, per esempio la critica alla Germania, sacrosanta, la critica all'Europa, all'Unione Europea, sacrosanta, la critica all'euro, sacrosanta, la critica agli europei rispetto alla NATO, sacrosanta, pagatevi la sta difesa, se la volete anche voi. Paesi come l'Italia, ma non solo, dovrebbero almeno raddoppiare il loro bilancio. E vogliono dire decine di miliardi di euro in più, e cioè meno per altre finalità e di più per la difesa. Non si capisce perché, o meglio si capisce molto bene, la difesa europea la debba pagare gli Stati Uniti. Storie antiche, dopoguerra, però il dopoguerra è finito. E a questo punto si tratta di giocare a tutto tondo. Mi piace anche la sua rottura di schemi, rottura di paradigmi con la Cina piuttosto che col Giappone, piuttosto che la Federazione Russa, con Putin. C'è un po' di improvvisazione, c'è un po' di caos, certamente. Ma tutto sommato in questa fase non guasta. Presidente Brunetta, con lei lo possiamo dire, economia politica e politica dell'economia. Lei ha citato Reagan, io dico, l'umile cronista dice che però Reagan, Thatcher, il Papa Polacco e Gorbaciov sono stati i quattro che insieme hanno creato la tempesta perfetta, perché anche Henry Kissinger oggi dice abbiamo sbagliato ad accelerare aggredendo l'Europa dell'Est e la Russia per andare a impossessarci di tutte le loro ricchezze. Oggi forse quell'accelerazione è stato un errore. Ma la Federazione Russa di Putin si è difesa molto bene, devo dire è stata usata la NATO per fare questo tipo di operazione, e la NATO in questo momento ha toccato il suo livello più basso. La NATO doveva avere un'altra funzione ed era quella che le diede Berlusconi nel 2002 con Pratica di Mare. Non doveva più essere lo strumento per mettere le dita negli occhi ai russi post-sovietici, ma doveva essere invece un'alleanza di militare per garantire la pace e la lotta al terrorismo e al fondamentalismo islamico, ed era questo il senso di Pratica di Mare. Non so se lei è mai stato a Pratica di Mare, ci vada, è un paesino inesistente, un borgo medievale inesistente, una fattoria, come dire, fortificata, e poi c'è il mare, però c'è una grande base militare. E Berlusconi a Pratica di Mare riunì la NATO nella sua versione allargata alla Federazione Russa, e fu il momento più alto della politica estera di Berlusconi. E i 15 anni successivi sono stati non solo persi, ma hanno usato la NATO in senso negativo ai tempi. La NATO aveva una sua funzione durante la Guerra Fredda, certamente. Ma finita la Guerra Fredda, la NATO non doveva più essere usata per espandersi oltre un certo limite nei confronti della Federazione Russa. È stato un errore, l'abbiamo pagato caro, l'Europa l'ha pagato caro, non esistendo più dal punto di vista geopolitico. In questo momento, Mogherini non me ne voglia, ma l'Europa non è neanche un gigante economico, è un nano economico e un nano politico, non esiste. E in questa situazione è molto probabile che imploda. Rimandiamo la lettura di questo bell'affresco dell'ambasciatore Sergio Romano per Lunganesi, Putin e la ricostruzione della grande Russia. Ritorniamo a noi, Presidente. Politica economica mondiale. Ecco, il protezionismo degli Stati Uniti, questo forte richiamo di Trump, l'America prima di tutti, la visione verso la Cina, perché c'è il professor Minenna, che molti conoscono solo perché è stato per un breve periodo
assessore con la giunta Raggi sull'inserto economia al Corriere della Sera, ci fa notare che la Cina, per mantenere il valore, o meglio difendere Lugano, ha già speso 1.000 miliardi di dollari dei 4 miliardi che aveva in bilancio. E il Giappone, come si pongono verso questa parte? Poi veniamo all'Europa. Ma io non credo che gli Stati Uniti possano imboccare la strada del protezionismo. Possono accentuare una linea di maggior protezione per quanto riguarda le loro merci, i loro prodotti, ma questo è sempre stato e sempre sarà. Io credo che gli Stati Uniti, data la loro scala, la loro dimensione, la loro potenza economico, militare, la potenza del dollaro, non possono chiudersi, è impossibile. Possono invece essere selettivi, questo sì. E ricordiamo tutti il fatto che la Cina abbia investito il proprio surplus nei titoli americani, e quindi da questo punto di vista, proprio in queste ore, in questi giorni, c'è stata una lunga telefonata di Trump con Xi Jinping, e quindi da questo punto di vista l'improntitudine apparente iniziale rischia di trasformarsi in una nuova dottrina, se vogliamo, di politica estera. Lo stesso rapporto, quello del 100%, con il Giappone, ha un suo grande significato, che mette il parallelismo rispetto alla telefonata. Quindi il ragazzo Trump è meno improvvido di quanto possa sembrare, nel senso che con due colpi, la partita a golf con Abe e la telefonata a Xi Jinping, ha rimesso in equilibrio il sistema, e devo dire, facendo gli interessi degli Stati Uniti naturalmente, però di nuovo prendendo una sorta di leadership in quel quadrante. Non male. Europa. Partiamo dalla Theresa May, che sta premendo per la Brexit. Sempre sul Corriere della Sera, professor Minenna dice: la Brexit con la svalutazione della sterlina però ha portato solo danari alle banche, un tema a lei caro, e non ai lavoratori. Cosa c'è di vero e perché sta accadendo questo? Tenendo presente che quando l'Inghilterra esce dall'Europa, non dall'euro perché non lo aveva, comunque è il grande Commonwealth, i legami mondiali dalla grande impero coloniale inglese rimangono, l'Italia non avrebbe questa forza di connessione. La Gran Bretagna è un grande impero mercantile e anche un grande impero finanziario, la City. Quindi se si dice alla Gran Bretagna non essere mercantile o non essere finanziarizzata, si dice una bestemmia, nel senso che si dice agli inglesi: non dovete essere quello che siete stati per secoli e secoli. Dalla Brexit io credo che la Gran Bretagna possa trarre grandi vantaggi, anche perché la Gran Bretagna non era dentro l'Europa, era con un piede dentro e un piede fuori. E adesso non uscirà dall'Europa, perché rimarrà con un piede dentro e un piede fuori. Il piede dentro è inevitabile ed è il piede del libero scambio, che se l'Europa non vuole farsi del male dovrà continuare ad esserci. E con un altro piede fuori, con più libertà rispetto ai vincoli che erano diventati insopportabili in ragione della crisi. Quindi io credo che per la Gran Bretagna la Brexit sia stata un'operazione win-win che ha portato comunque a dei vantaggi. Tra l'altro la Gran Bretagna è sempre stata atlantica, ha sempre avuto un rapporto privilegiato con gli Stati Uniti e adesso si sta ricompattando quella sintonia che c'è sempre stata, la sintonia atlantica della Gran Bretagna. Non dimentichiamo i rapporti durante la Seconda Guerra Mondiale degli inglesi con gli americani, lo sbarco in Normandia, quella è la storia non si dimentica. E quindi credo che la Brexit sia fattore fondante di questa fase politica. Cosa diversa è quello che potrà succedere in Francia, in Olanda, in Germania, in Italia nel prossimo anno di ciclo elettorale, perché si vota in primavera in Francia, si vota adesso. Poi in Olanda, sì, adesso in primavera.
siamo ancora in inverno. E poi si vota in Olanda, poi si vota in Germania e probabilmente si vota anche in Italia o tra un anno o prima. Il dilemma dentro o fuori dall'euro ce lo risolveranno i francesi, perché se vince la Le Pen non è che si decida dentro o fuori dall'euro, crolla l'Europa. Crolla l'Europa e crolla l'euro. Lo spieghi ai telespettatori in maniera chiara. Funziona così. Se con la vittoria della Le Pen alle presidenziali si attua il programma della Le Pen, che è sostanzialmente una negazione dell'Europa, negazione dell'euro, l'Europa senza la Francia torna ad essere quello che era alle origini, un'area di libero scambio, e non è più l'Europa che, come è stata costruita nei decenni successivi. A quel punto non c'è più la possibilità di decidere dentro o fuori dall'euro. L'euro è finito, ognuno torna alla sua moneta nazionale e con costi e benefici equamente distribuiti tra tutti i membri dell'Eurozona. Se la Le Pen per converso dovesse perdere e dovesse vincere l'avversario o gollista o di sinistra, è chiaro che l'Europa si rafforza e sarà molto più difficile per qualsiasi altro paese un'opzione exit, perché l'Europa avrebbe dato in quel caso nelle votazioni e nelle elezioni francesi una risposta di forza. Non dimentichiamo che la Francia, assieme alla Germania, è il paese fondante, assieme anche all'Italia, al Benelux, certamente il paese fondante dell'Europa, però l'asse franco-tedesco è l'asse portante. Quindi quello che succede in Francia determinerà il futuro dell'Europa. Lei ne è certo presidente o c'è una certa revanche de gaullista nella mente di Le Pen? Perché De Gaulle ebbe la sua forza da frappe, quindi forse gestire da non subalterno, in questo caso alla Germania, della Angela Merkel, ma mettersi sullo stesso piano dei tedeschi, avendo sempre loro un background di conquiste coloniali, dove il loro uranio viene dall'Africa. Non credo che la Le Pen sia gollista, almeno dal punto di vista tattico-strategico cercherà di distinguersi da quest'area, che è un'area tra l'altro frastagliata, e in questo momento, per ragioni di scandali a titolo personale, suo figlio non particolarmente in buona salute. No, la Le Pen è lepenista, la Le Pen è nazionalista, la Le Pen ha un suo programma. Gli ultimi sondaggi la davano perdente e ripeto, semplificando molto, quello che succede in Francia determinerà il futuro dell'Europa. Se la Le Pen vince, è finita l'Europa, o meglio, l'Europa come l'abbiamo conosciuta negli ultimi decenni, e si tornerà alla CE, Comunità Economica Europea, cioè si tornerà a una zona di libero scambio, carbone e acciaio, va benissimo. E se invece la Le Pen perde, allora l'Europa avrà capito la lezione e probabilmente cambierà marcia. E allora cambierà marcia anche sulla base delle pressioni inglesi, delle pressioni americane, e la cosa non potrà non avere effetti anche in Italia, ovviamente, perché se vince la Le Pen è chiara la direzione, non servirà neanche più chiedere fuori dall'euro, perché l'euro sarà finito, sarà finita l'Unione Europea, l'Eurozona, e sarà finito Juncker, sarà finita, e probabilmente se vince la Le Pen anche Angela Merkel non farà una buona fine. Se invece, puntini puntini, allora tutto il quadro cambia. Lei mi ha anticipato, perché eventualmente una vittoria di Le Pen in Francia potrebbe mettere in crisi la cancelliera Angela Merkel, che già dai sondaggi, noi li prendiamo tutti col Bettonitar, vedono Scholz, ahimè Scholz. Ero presente in quel giorno. Esatto. Al Parlamento Europeo. Esatto. Ecco, se lo racconti. No, va bene. Scholz si comportò molto male. Lui era capogruppo dei socialisti al Parlamento Europeo, si comportò molto male nel suo intervento
lanciò offese gratuite all'allora presidente di turno dell'Unione Europea, Berlusconi, che faceva il suo discorso di inaugurazione del semestre italiano. Si è comportato veramente molto male e fece bene Berlusconi a rispondergli per le rime. La frase del capo ce la ricordiamo tutti. Presidente Brunetta, Schulz, il candidato Schulz, alle domande, sembra sempre dei media, ma soprattutto di questi sondaggi, dice: ma come mai lei sta riscuotendo grande successo? Lui dice: stiamo seguendo il solco nostro socialdemocratico. Lei, come molti, ma lo dica ai telespettatori, noi ci ricordiamo Schröder, che iniziò lì l'ordoliberalismo tedesco sulla visione... Ma io credo che Schulz stia avendo forse successo, per carità, non esageriamo, più che altro perché la gente si è stufata della Merkel. 8 anni di crisi gestiti col sangue, sudore e lacrime, gestiti male, gestiti contro i fondamentali dell'economia, gestiti con un'accezione neocalvinista per cui che ha diviso l'Europa, che ha diviso le classi sociali anche in Germania. Quindi credo che il successo di Schulz, che non è un drago, che non è uno statista, l'ho conosciuto bene, un medio politico italiano di provincia, tanto per essere chiari, sia dovuto invece al fatto che i tedeschi probabilmente non ne possono più di Angela Merkel e anche non ne possono più della grossa coalizione, e cioè di questo magma fatto di democristiani e socialisti che sta governando la Germania probabilmente da troppo tempo, e quindi anche da politiche in fondo confuse, non chiare, anche se la Germania da questi anni ha lucrato dalla crisi, e l'abbiamo pagata noi la crisi, il Club Med l'ha pagata, non i tedeschi. Però dentro i tedeschi probabilmente anche lì sono quelli che ci hanno guadagnato e quelli che ci hanno perso. Probabilmente la classe operaia, i colletti blu, i giovani ed altre componenti, nessuno ha mai studiato bene la riforma del lavoro tedesca del 2002-2003 e ha prodotto, diremo noi, tanta precarietà e tanti mini job, esatto, che magari valgono per le statistiche, ma per le vite dei giovani valgono probabilmente molto poco. Però Presidente Brunetta, il cronista sempre dice, l'orgoglio teutonico, no, io non lo metterei mai da parte, Volkswagen, prima produttrice mondiale di automotive, la Bayer compra la Monsanto, il surplus economico della Germania è 360 miliardi di euro, più di quello della Cina. Ecco, in una situazione di crisi, se stanno male i tedeschi, dove un lavoratore medio metalmeccanico guadagna il doppio di quello in italiano pagato da Marchionne, lei pensa che ci sia questo abbandono della Merkel oppure... Ma vede, il problema è cosa si fa di quel surplus. Io lo denuncio questo da almeno 5-6 anni, ci ho scritto 3 libri. La Germania ha potuto accumulare il suo surplus grazie alla cattiva costruzione dell'euro. L'euro è stato costruito in maniera asimmetrica, le politiche da Maastricht, soprattutto in poi, il Fiscal Compact e gli altri non trattati ma regolamenti ed altri atti hanno di fatto demonizzato il deficit ma chiuso un occhio anche due sul surplus. Difatti sul deficit sono strutturate tutte le strategie di intervento del Fiscal Compact, lo vediamo oggi, l'Italia quasi sotto procedura di infrazione per 2 decimali nel percorso di rientro dal deficit. Lei è d'accordo con Matteo Renzi?
No, Matteo Renzi è un ignorantello, non conosce nulla, non sa nulla. Lei mi offende se mi dice lei è d'accordo con Matteo Renzi, che si trovi un lavoro Matteo Renzi che non rompa più le scatole agli italiani, non è possibile tenere sotto ricatto l'Italia così. Ci arriviamo dopo. No, sto facendo un discorso un po' più serio che non so se Renzi possa capire. Il ragionamento è questo, la simmetria, ossessione per il deficit, lassismo nei confronti del surplus. Laddove invece chi ha un po' studiato sa che mentre il deficit fa male solo al paese che produce deficit e meno agli altri paesi, il surplus fa male a tutti, perché è come in un club in cui c'è un membro del club che si è arricchito dalla sua appartenenza al club e tutti gli altri impoveriti. Allora là, i trattati prevedono un obbligo di spendere il surplus se questo supera il 6%, la Germania è da anni sopra il 6% e questo surplus non lo spende, non fa reflazione e in questa maniera è in una condizione anomala. Perché? Perché normalmente quando c'è una moneta e c'è un surplus, la moneta si rivaluta e si riforma l'equilibrio. Se io con il marco vendo tante Volkswagen, vuol dire che il mondo mi chiede marchi e il prezzo del marco sale. Salendo il prezzo del marco, le mie Volkswagen costano di più e il sistema si riequilibra. Quindi il surplus produce rivalutazione. Con l'euro e con il non obbligo della Germania di spendere il proprio surplus, la Germania può godere di un euro sottovalutato rispetto alle sue condizioni tecnologiche di base di partenza. E quindi sta fruendo di un vantaggio comparato spaventoso. Quindi l'euro tedesco, se così si può dire, è un euro sottovalutato che consente alla Germania di avere dei vantaggi comparati, dei vantaggi commerciali crescenti. E l'unica maniera sarebbe stata quella, io l'ho consigliato più volte, ma non so se l'ha capito a suo tempo a Renzi, invece che fare tante bizze in Europa, imponi alla Germania la reflazione, e cioè di realizzare almeno quello che è di eccedenza del 6% sul PIL, mi pare adesso siamo attorno al 9%, e non sono 300 miliardi, perché 300 miliardi è il totale, ma circa 150. Se la Germania reflazionasse con la Germania e gli altri paesi nelle stesse condizioni della Germania, noi avremmo una domanda europea, quantomeno dell'Eurozona, di 200-300 miliardi di euro in più all'anno, che sarebbe la locomotiva per il resto dell'Europa. E la Germania questo non lo vuol fare, per ragioni di inflazione, per ragioni interne, per ragioni di equilibri interni, e su questo rischia di implodere l'Europa, ma certamente rischia di implodere Angela Merkel, perché il surplus si è formato, ma probabilmente non si è ben distribuito all'interno del paese. Quindi ci sono quelli che stanno molto bene e ci sono quelli che stanno male, e probabilmente quelli che stanno male non voteranno Angela Merkel. Quindi l'economia, come la politica, ha la memoria lunga. Rottamare Maastricht, Presidente? Ma io sinceramente amo Maastricht, non amo il dopo Maastricht. Io sono dalla parte del professor Guarino, cioè Maastricht aveva una sua genialità, che era la genialità voluta da Guido Carli, che era la tendenzialità. Maastricht dice costruiamo il sistema, diamoci dei parametri di riferimento, ma di carattere tendenziale. Quando non ci fu più Carli e i nostri governanti di allora si fecero imporre dai tedeschi la parametrizzazione di Maastricht, è lì che Maastricht è stato di fatto ucciso. Perché quando si dice non la tendenzialità del 60%, del 3% piuttosto che del close to balance, cioè dell'equilibrio di bilancio, ma ti si dice quanto devi fare ogni anno, questo è inaccettabile dal punto di vista di economie che sono molto diverse una dall'altra. E l'Europa, ce lo insegna Mandel, non è un'area monetaria ottimale.
E quando tu metti una moneta unica in un'area monetaria non ottimale, o hai la mobilità perfetta dei fattori, fattore lavoro, fattore capitale, eccetera, eccetera, e hai politiche coerenti, oppure si formano delle tensioni all'interno di ogni singolo paese, quello che sta avvenendo. E le tensioni, se tu non rispondi alle tensioni, si trasformano in antipolitica, in anti-europeismo, in populismo, e se funziona ancora la democrazia, si trasformano in gente incazzata che ti vota contro. Quindi potremmo chiudere, come dice il suo collega Alessandro Somma, Maastricht, l'Europa della moneta e la cultura ordoliberale, storia di una regressione politica. No, di una regressione politica, di un paradigma politico. Se l'Europa ha sbagliato, se l'Europa è l'Europa della Merkel, ripeto, neocalvinista della Merkel, poi c'è la reazione, molto semplicemente. Io ricorderò sempre, lei c'è un altro libro lì sotto, ricorderò sempre come hanno fatto fuori il governo Berlusconi. Adesso ci arriviamo, quando arriviamo in Italia. L'hanno fatto fuori semplicemente perché Berlusconi non apparteneva all'asse franco-tedesco, perché voleva avere un rapporto equilibrato est-ovest con Putin e con gli Stati Uniti, perché non voleva partecipare di questa gestione come dire, calvinista, neocalvinista della crisi, ma voleva una gestione più flessibile. Gli hanno scatenato la tempesta perfetta contro, quella dello spread, che lo spread, ricordiamo, è un imbroglio ricattatorio che i paesi più forti fanno rispetto ai paesi più deboli, al fine di condizionare non solo l'economia, ma anche la politica e la democrazia. Questo è inaccettabile, perché vede, da quel maledetta estate-autunno del 2011 noi abbiamo messo la nostra democrazia tra parentesi, e ancora oggi, con il renzismo deteriore, noi viviamo ancora dentro questa parentesi oscura. Renato Brunetta, Berlusconi deve cadere, cronaca di un complotto, prefazione di Silvia Berlusconi per i tipi del giornale Libera Fondazione, Free Foundation. Presidente Brunetta, lì iniziò l'offensiva della oligarchia neoliberista, però. E lei non perde il filo, e quando entrammo nell'euro, però, i nostri industriali non furono così attenti. Io non ho mai amato queste ripartizioni, in economia è tutto fluido, nella politica è tutto fluido e così via. Io credo che quella dell'euro fosse un bel sogno, una bella strategia. E l'euro ci ha regalato anni di tassi di interesse bassi, di inflazione bassa, se tanti italiani nel passato si sono potuti comprare la casa, se la sono comprata perché i mutui. Io quando mi sono comprato la mia primissima casa, il primo mio mutuo era al 15-16%. Variabile. Ma era ragazzino, studente allora. Ero 30 anni fa. Non era neanche docente a Tor Vergata. No. I tassi erano quelli. Adesso la gente si compra le case, giustamente, se ancora può farlo, a causa della crisi, ma con tassi fissi al 2-2,5%. Quindi non dimentichiamo il lato positivo dell'euro. Bassi tassi di interesse, bassi tassi di inflazione, stabilità. Solo che l'euro doveva avere anche un suo lato B, cioè di essere capace di gestire la crisi. E non è stato costruito con questa funzione, perché si pensava in maniera forse illuministica che non sarebbe mai entrato in crisi. Invece abbiamo avuto il caso della Grecia, della Spagna, dell'Italia, del Portogallo, non ci dimentichiamo, paesi come la Grecia, a cui tutti noi siamo legati affettivamente, culturalmente, storicamente, ridotta alla fame o comprata e venduta rispetto ai potenti di turno. Questo è inaccettabile. Un club non può distruggere, uccidere, affamare un suo socio. L'Europa manca di equilibrio, di solidarietà, di cuore, di solidarietà, quella dei nostri padri, di equità. Quando vedo che la Grecia si dibatte economicamente e democraticamente a causa dei vincoli europei, e forse anche di suoi errori, certamente, ma chi non ha fatto errori?
E veniamo alle questioni quotidiane. Il segretario del Partito Democratico ieri in una, lo dice l'Unicronista, in un discorso del nulla, ma non perché voglia essere, vero, captare la benevolenza dell'intervistato, è proprio così perché si sente che non c'è una struttura dietro. Ha citato Bauman come... E allora io ho portato questo libro perché quando è uscito in Italia sicuramente il presidente non era nato, ma molti non erano nato, Lineamenti di una sociologia marxista per la famosa e meritoria allora casa editrice Editori Riuniti. Presidente Brunetta, Berlusconi deve cadere, corona di un complotto, che sta accadendo? Ieri praticamente... Lei poi ha risposto naturalmente in maniera precisa e puntuale a tutte le agenzie. Renzi credo che si stia attorcigliando sul centro, oppure Renzi vuol far diventare lui i Forza Italia il suo partito. Per carità. Ci sono delle sconfitte che fanno bene a chi le subisce, nel senso che impara, e delle sconfitte che fanno male a chi le subisce, nel senso che continua a sbagliare. Nel caso di Renzi la sconfitta al referendum 60-40 ha prodotto questo secondo effetto. Renzi continua a sbagliare. Renzi in questo momento sta ricattando l'Italia a fini di potere. Vuole la sua rivincita in tempi brevi, vuole andare alle elezioni fregandosene di tutto e di tutti. Vuole usare il suo potere dentro il partito per raggiungere questo scopo, rivincere dentro il PD con un congresso in fretta e furia e poi, dopo aver vinto dentro il suo partito, che ricordiamolo, alle ultime elezioni, quelle del 2013, ha preso solo il 25% dei voti, poi vuole portare il paese alle elezioni anticipate. Vede, Renzi ne dice tante. Per mille giorni disse si vota nel 2018, si vota nel 2018, era un mantra. Adesso, dopo aver perso il referendum, dice elezioni anticipate, a prescindere da tutto. Questo è indecente e irresponsabile. Tutto questo sta facendo del male già all'Italia, perché questa incertezza, indeterminatezza nelle strutture di comando, di guida, di governo del Paese, sono un segnale assolutamente negativo nei confronti dei mercati. I mercati stanno già scontando in questo momento il fatto che l'Italia per parecchi mesi non avrà più un governo forte, perché quello che c'è è praticamente dimissionabile da un giorno all'altro e non c'è ancora quello nuovo, non si sa chi vincerà e quindi Renzi sta ficcando l'Italia in un mare di caos e di incertezza. Il tutto perché? Perché vuole nuovamente andare al governo lui? Per fare che cosa? Un altro Jobs Act? Un'altra riforma costituzionale? Un'altra riforma della legge elettorale? Un'altra riforma Madia? Per fare che cosa? Per avere un rapporto confusionario con l'Europa? Per essere ridicolizzato a livello internazionale in politica estera? Per ricontinuare l'invasione dei disgraziati che sbarcano sulle nostre coste a centinaia di migliaia ogni anno, cioè per rivedere i mille giorni di Renzi, per carità, meglio espatriare. Però Presidente Brunetta, le cronache giornalistiche, lei vive qui nel palazzo, pensano che voglia andare alle elezioni togliendosi la parte del vecchio DS, PDS, il vecchio gruppo dirigente, come ieri è stato immortalato in quella foto. Le rispondo subito, vuoi dire, la interrompo, mai con Renzi. E allora il suo presidente... Permetta al cronista di fare la domanda. Ma che si attacchi al Trump, non ho capito dove voleva arrivare. Allora, Renzi è un giovane vecchio democristiano di sinistra, da un vecchio socialista liberale, come il sottoscritto. C'è. Inaccettabile, soprattutto da un dirigente di Forza Italia, mai con Renzi, mai con questo PD, PC, PDS, DS, PD, mai con questo imbroglio che è stato il PC, PDS, DS, PD, mai.
il Paese deve tornare alla purezza, alla trasparenza degli schieramenti. Sei di sinistra e fai una politica di sinistra, sei di centrodestra, fai una politica liberale di centrodestra. Non puoi mescolare le cose. Ma cosa vuol dire il Partito delle Nazioni? Non vuol dire assolutamente niente, è un imbroglio. E ripeto, ci siamo levati di torno Renzi, e gli italiani sapranno giudicare di questa sua irresponsabilità di voler portare il Paese nel caos e nell'incertezza, sia che si vada a votare a giugno che si vada a votare a ottobre. Gli italiani vogliono in questo momento tranquillità. Se Gentiloni è in grado di farlo, lo faccia, se non è in grado di farlo, si dimetta. Il presidente Mattarella saprà rispondere anche a questa evenienza. Lei ha toccato un tema che i telespettatori sanno: in tutti gli altri stati si decide in tempi non sospetti, si voterà il giorno tot. L'Italia è un'altra di queste. Ma come mai dal Colle non si proferisce verbo? Perché la nostra Costituzione è costruita così, cioè il potere di sciogliere le Camere ce l'ha certamente il Presidente della Repubblica, però le condizioni per lo scioglimento delle Camere maturano all'interno del Parlamento, se c'è o non c'è una maggioranza, e se c'è o non c'è una maggioranza possibile. E se non c'è una maggioranza possibile, il Presidente della Repubblica ha questo potere di sciogliere il Parlamento. In altri paesi, per esempio come in Gran Bretagna, lo scioglimento delle Camere è proposto da chi governa. Ma è un altro sistema, e quindi noi abbiamo questo, teniamoci quello che abbiamo. L'unica cosa è che il potere di sciogliere le Camere va usato con oculatezza, ma soprattutto il premio di maggioranza per chi l'ha preso, il partito di Renzi, non Renzi perché l'aveva preso Bersani, deve essere usato con intelligenza e eticità, perché il premio di maggioranza è stato dato per governare, non per far fuori Letta, per far fuori se stesso, per far fuori Gentiloni e per portare il Paese nel caos. Legge elettorale, lavorerete in Parlamento su questo versante? Perché credo che sia dirimente la legge elettorale. Stiamo già lavorando molto più dei giornalisti che chiacchierano solamente e leggono solo i giornali e scrivono sempre molte bufale. Però la legge elettorale, spieghiamolo ai telespettatori e telespettatori, la proposta di Forza Italia, la proposta per un'Italia che sia governata. Ma ci sono state, la storia è presto detta. C'era una legge elettorale che era il Porcellum, fu fatta fuori nel 2014 da una sentenza della Corte Costituzionale spiegando che il premio di maggioranza era eccessivo ed altre cose. Da allora il Parlamento è stato investito di questo compito di fare una nuova legge elettorale, fu fatto l'Italicum. L'Italicum fu costruito malamente da Renzi a colpi di fiducia solo per i fini suoi di potere. L'Italicum era stato costruito in maniera subdola da Renzi per convivere con la riforma costituzionale e quindi con la cancellazione del Senato. Gli è andata male al buon Renzi, che il popolo sovrano gli ha detto di no alla riforma costituzionale. Dicendogli di no alla riforma costituzionale, gli ha detto anche di fatto di no all'Italicum, che era stato fatto solo per la Camera dei Deputati, visto che il Senato doveva essere cancellato. Non contento di questo, il destino ha portato a che la Corte Costituzionale, tra l'altro investita sull'incostituzionalità dell'Italicum, che pur non essendo mai stato applicato era stato comunque impugnato per incostituzionalità, e per sovramercato non bastava il referendum, c'è stata anche una nuova sentenza della Corte Costituzionale che ha detto che anche l'Italicum di Renzi era incostituzionale. Quindi noi adesso abbiamo due sentenze della Corte, quella del Porcellum del 2014, che ci dà di fatto una legge residuale per quanto riguarda il Senato della Repubblica, e quella sull'Italicum che ci dà una legge residuale per quanto riguarda l'Italicum stesso. Il Presidente della Repubblica ha detto: cercate di omogeneizzare, sincronizzare, rendere compatibili queste due linee guida che ci ha dato la Corte Costituzionale per Camera e Senato, in maniera tale che ci sia una legge elettorale per Camera e Senato, non uguale per carità, ma che garantisca la governabilità, che garantisca
che non ci sia una maggioranza alla Camera e una maggioranza diversa al Senato. Questo dobbiamo fare, facile a dirsi, difficile a farsi, però questo è il nostro compito, siamo anche bravini a farlo. Forza Italia presenterà nei prossimi giorni un suo disegno di legge, ce ne sono depositati altri 18, la Commissione Affari Costituzionali lavorerà presto e bene, io penso che per prima della pausa estiva l'Italia avrà una sua bella legge elettorale, costituzionale si spera questa volta, e quindi si potrà poi andare alle elezioni, io penso, a scadenza naturale. L'ultima domanda, lei è nato e vive a Roma naturalmente, ma lei è nato e vive nella una delle città più belle del mondo. La più bella. La più bella, Venezia. Cosa ne pensa di quelle immense navi che attraversano il Canal Grande? Lei l'ha mai vista direttamente con i suoi occhi di persona questo? Qualche anno fa. Allora, la stupirò. Però sempre da... La stupirò. Turista mordi e fuggi. Quello che si è visto sui giornali, in televisione, eccetera, sono in gran parte effetti ottici dovuti agli zoom. In realtà le navi sono sempre entrate in bacino San Marco, possono entrare in maniera più sicura, sono sempre tra l'altro entrate trainate dai rimorchiatori, mai con i motori propri, e la parte mercantile, passeggeri di Venezia è una parte fondamentale per la sua economia. Io non sopporto gli ecologisti radical chic, io non sopporto quelli che usano di questi trucchi e mezzucci per distruggere l'economia di un sistema, come non sopporto gli ambientalisti, ecologisti, anti-OGM e tante altre bufale. Io non sopporto le bufale. Quindi quella che lei citava, le grandi navi, si vedono nelle fotografie con gli zoom, è in gran parte una bufala. Numero chiuso per i turisti? Oh, è più complicata di così, non si può risolvere con un numero chiuso. Io farei di Venezia un grande hub prenotabile, visto che le nuove tecnologie ce lo consentono, cioè uno con grande libertà, perché Venezia è patrimonio di tutti e non di chi se lo può permettere, di chi può pagare, però si entra a Venezia come si va nei musei, possibilmente prenotando. E libera per tutti, però prenotando, e la prenotazione consente di fruire meglio, di essere più liberi, di avere una fruizione democratica, di controllare i prezzi, di controllare la qualità, di controllare l'offerta di servizi per chi entra, e non come dire, avere il caos. Quindi il numero chiuso è un vecchio modo di affrontare il problema, così come il ticket, il biglietto, esatto, eccetera, eccetera. Si può fare di più e si può fare meglio. Ricordiamo Venezia con quelle immagini stupende, meravigliose, di Luchino Visconti, morte a Venezia con la quinta di Mahler. Grazie Presidente. Grazie. Renato Brunetta, Presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera. A voi. Di... Ci vediamo presto però. È una minaccia o una promessa? È una minaccia. Benissimo. Grazie.